Mi piace guardare le montagne da queste finestre. Mi ricordano da dove veniamo, le nostre radici. Sono arrivato in questa azienda appena laureato, senza grandi aspettative. Erano i primi anni Ottanta e conoscevo pochissimo Itas e la sua storia. Ricordo ancora un discorso dell'allora direttore generale durante gli auguri di Natale. Ci disse: "Ognuno di voi ha nello zaino il bastone del maresciallo". Era un'esortazione. Se vi impegnate, nulla qui dentro vi è precluso. Fu una frase che mi colpì molto. Mi parve quasi retorica, ma ora che sono diventato presidente, ho capito che aveva ragione. Da allora sono passati tanti anni. Questa compagnia ha fatto cambiamenti enormi e io li ho vissuti con lei. Ma di una cosa sono certo: non abbiamo mai rinunciato al valore più importante, il valore della relazione. Sì, la relazione. Quel principio che fa di Itas una comunità, dove nel momento del bisogno si risolve il problema del socio assicurato. Non gli si oppone la clausola scritta in piccolo. Noi siamo abituati così. Ho iniziato a fare l'assicuratore 35 anni fa. Vendevo polizze porta a porta. E quante porte in faccia ho preso. Però è stato un periodo che mi ha formato il mio carattere, mi ha fatto capire che valeva la pena continuare. Io ho sempre pensato che fare l'assicuratore avesse una profonda valenza sociale. Noi aiutiamo le persone a pensare al proprio futuro con serenità e soprattutto le aiutiamo a proteggersi. E farlo in Itas ha un valore ancora più importante, perché coniugare la giusta esigenza di fare utile è accompagnata dalla necessità di guardare al lato umano e porre la massima attenzione al sociale. Ecco, posso dire che per me Itas ha rappresentato un completamento. Mi ha fatto davvero sentire utile al mio territorio. Qui ho trovato quello che cercavo come professionista, ma soprattutto come uomo. Ci piace pensarci come una comunità di persone, dentro cui il bene dei singoli concorre ad accrescere il bene dei nostri territori. Un mondo in cui innovazione e valore economico sono generati non dalla speculazione, ma dal fare bene il proprio lavoro. Ci interessano i risultati di bilancio? Certo che ci interessano i risultati di bilancio. Abbiamo sempre fatto della solidità dei conti la nostra forza e della competenza dei collaboratori il nostro vanto. Ma prima di tutto ci interessano le persone, in un rapporto sano con il lavoro e la soddisfazione dei nostri soci assicurati. Andiamo orgogliosi delle nostre radici. Cerchiamo di fare sempre del nostro meglio. E se capita di sbagliare, l'importante è riconoscerlo con onestà e poi ripartire a testa alta, sempre fieri dei nostri valori. Viviamo tempi difficili. La pandemia ci ha tolto le nostre abitudini e le nostre certezze e non ci permette purtroppo di progettare il nostro futuro. Ce lo siamo chiesti spesso in questi mesi. Cosa possiamo fare noi per alleviare queste sofferenze? Che ruolo abbiamo? Ci siamo detti che proprio noi, una mutua, abbiamo la responsabilità di proteggere i nostri soci assicurati. Quasi 1 milione di persone che crede in noi e ci dà fiducia. Solo così potremo dare il nostro contributo per una rinascita collettiva. È necessario unirsi, non per stare uniti, ma per fare qualcosa insieme, scriveva Goethe. Ecco, questo è il nostro impegno di tutti i giorni, ovunque operiamo in Italia, dalle grandi città ai piccoli borghi, restituire benessere ai territori e accompagnarli nel loro sviluppo.
Abbiamo compiuto 200 anni di vita. È un lungo cammino che ci ha reso la mutua assicuratrice più antica d'Italia. Ma non dimentichiamo mai da dove siamo venuti. E soprattutto abbiamo ben chiaro dove vogliamo andare. Perché il nostro scopo è quello di lasciare a chi verrà dopo di noi un patrimonio economico e umano migliore di quello che abbiamo trovato. Questo fa una mutua. Questo è il nostro impegno.